giorno dietro i banchi di scuola. Studenti in piazza in diverse città italiane contro il disegno di legge sulla scuola che il governo Renzi ha presentato in Consiglio dei Ministri. A Roma il corteo è partito da Piazza della Repubblica per attraversare via Cavour e via dei Fori Imperiali. I manifestanti lamentano di non essere stati interpellati sulle varie riforme ed esprimono sostegno alla legge di iniziativa popolare del 2005. Siamo contrari all'idea di scuola che vuole proporre in quei pezzi di carta e che abbiamo un'alternativa, abbiamo molte alternative e siamo una fabbrica di idee che non riesce a consultare con le sue consultazioni online. Siamo qui oggi in piazza per chiedere una scuola che vada oltre le differenze di ceto. Noi pensiamo appunto che l'idea di scuola del governo sia totalmente sbagliata. Vogliamo investimenti sul diritto allo studio, un nuovo welfare, un reddito per i soggetti in formazione, un'alternanza scuola-lavoro di qualità che non sia servimento alle imprese. Qualche momento di tensione c'è stato a Milano, dove sono state lanciate uova, vernici e fumogeni lungo il corteo, in particolare contro l'Expo Gate di Largo Cairoli. Uno studente è stato fermato dalla polizia. Nessun incidente di rilievo nelle altre città.